Buon pomeriggio a tutti dal CSBNO e da Percorrendo l'Arte. Quest'oggi analizziamo meglio il Parco Van Vitelliano della Reggia di Caserta e partiamo proprio da una tavola dello stesso Van Vitelli della Reale Dichiarazione dei Disegni, dove si vede la facciata posteriore della Reggia e l'inizio del giardino sistemato qui con un parterre alla francese. Proprio un omaggio ai giardini di Versailles di André Lenôtre. Però ricordiamo che Re Carlo Borbone nel 1759 lascia questo cantiere di Caserta per diventare re di Spagna e Luigi Vanvitelli prosegue il lavoro con uno scarso interesse da parte dell'erede del re, che non intende poi nel corso degli anni spendere tutto quello che serviva, le risorse che occorrevano per finire questo importante progetto. Quindi vediamo oggi come si rivela la facciata posteriore della Reggia, che è il punto d'arrivo della via d'acqua, quella che parte dal torrione delle acque e fa sgorgare appunto questa massa di getti d'acqua all'interno di questo percorso di 3 km. Che arricchisce fontane, zampilli e peschiere all'interno di questo viadotto, che ricordo si chiama proprio Via d'Acqua. È interessante che la riduzione di questo progetto originario si vede in diverse fontane. Per esempio nella fontana di Eolo, qui proprio alla sommità della cascata, manca la figura del dio Eolo stesso, che non venne scolpita proprio per un contenimento di costi. Ma ci sono altri dettagli interessanti, come per esempio il fatto che alcune sculture sulla via d'acqua sembrino indicare che l'argomento importante del parco è proprio la messa a fuoco che parte dal binocolo cannocchiale all'interno della reggia e arriva dalla parte opposta all'origine del torrione delle acque, dove parte tutto il percorso delle cascate. Questi puttini sembrano anche loro col ditino indicare al visitatore di guardare proprio all'interno del tunnel al centro della facciata della Reggia. Ecco come Vanvitelli prevedeva l'origine di questo torrione delle acque, con una sistemazione di padiglioni, di giardini all'italiana, di terrazzamenti che dovessero ricordare un po' i giardini dell'Italia rinascimentale, un po' come Tivoli, Villa d'Este o altri esempi del genere. Quindi il Parco Vanvitelliano prevedeva una sistemazione con un omaggio a tutte le architetture del verde più in voga in quel periodo e nei periodi precedenti, una sorta di saggio di diversità nell'arte del giardino. Ma è interessante vedere oggi la Torre delle Acque come si presenta, con una notevole semplificazione. Ecco qui la cascata principale che immette l'acqua all'interno di questo bacino, dove a sinistra c'è il gruppo scultoreo del cacciatore Atteone e a destra della dea Diana. Li vediamo meglio in questa immagine, il cacciatore Atteone spia la dea Diana mentre fa il bagno e lei lo punisce trasformandolo in un cervo. Tutta la drammaticità di questa scena si vede anche in delle immagini notturna, dove vediamo per esempio i cani di questo cacciatore che non riconoscendo il padrone lo sbranano. Dalla parte opposta la dea Diana, con questo dialogo concitato con le sue devote ancelle, cerca di punirlo ordinandone col dito la trasformazione. È un tema tragico, come si usava a volte richiamare all'interno di questi giardini. La mitologia è sempre presente, è un argomento che verrà sfumato poi quando la regina Maria Carolina, diversi decenni dopo, deciderà di organizzare nel parco di Caserta un suo giardino personale, il giardino all'inglese, del quale però parleremo una prossima volta. Arrivederci a tutti dal CSBNO e da Percorrendo l'Arte.